Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Il lavoro di un anno per 4 minuti di volo. Incredibile, eh? È tutto pronto, signore. Va bene, vediamo se... Il perimetro è stato violato. Altro che giocattolo, Buzz Lightyear, noto al grande pubblico, e cioè a noi, come l'astronauta con cui gioca il piccolo Andy in Toy Story, preferendolo allo sceriffo Woody, pupazzo un po' âgé, non è stato sempre un giocattolo. E il fatto che lui stesso sia convinto di essere un vero Space Ranger caduto per errore sulla Terra con la sua astronave, non è poi così lontano dalla realtà. Buzz Lightyear, la vera storia di Buzz, è il nuovo film Disney e Pixar che ci racconta tutta la verità, ma proprio tutta su di lui, cominciando dal fatto che in realtà Buzz è un eroe cinematografico che ha ispirato poi una linea di giocattoli. Che tipo di eroe? Uno Space Ranger, ovvio, che al termine di una missione sta tornando a casa con la sua comandante Alicia Hawthorne e l'intero equipaggio quando decide di deviare per esplorare un pianeta sconosciuto dove, ahimè, tutti resteranno bloccati per sempre. Buzz Lightyear, rapporto missione, anno cosmico 3901. Dopo un lungo anno di confino, il test di volo a ipervelocità è realtà. Con chi parli? Con nessuno. Parlavi di nuovo da solo? Niente affatto. Registro il rapporto missione. Tu lo sai che non li ascolta nessuno, vero? Sì che lo so. Narrare mi tiene vigile. Dove sta dunque tutto questo eroismo? Nel fatto che mentre Alicia e gli altri si danno tregua e decidono di vivere la propria vita adattandosi alle caratteristiche di quel pianeta, Buzz continua a provare e riprovare a raggiungere l'ipervelocità che potrebbe riportare tutti a casa. Ma ad ogni viaggio test di pochi minuti, a causa della dilatazione temporale, se per lui saranno trascorsi appunto pochi minuti, per gli altri saranno passati degli anni. Così ogni volta che Buzz tornerà sul pianeta troverà Alicia e i membri dell'equipaggio sempre più vecchi. Per fortuna Alicia gli ha regalato Sox, un gattino robot che lo assisterà per sempre, anche quando si imbatterà in se stesso del futuro. Pronti all'iperlancio? Bip, 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 bip. Buzz, è stato terrificante e mi pento di essere qui. Fallimento, senso di colpa, spirito di squadra, lealtà, i temi importanti del film, che con delicatezza tocca anche quello della libertà sessuale con Alicia che sposerà una donna. Lightyear, la vera storia di base, è un film d'animazione che è tutta una follia temporale, inutile ragionarci troppo su, ed è bello proprio per questo, e anche per le voci italiane, quelle di Alberto Malanchino che è Buzz, Ludovico Tersigni che è Sox, Esther Eliscia che è Alicia, e con un cameo della studentessa di fisica, aspirante astronauta, nonché divulgatrice scientifica per ragazzi, grazie su Rai Gulp, Linda Raimondo. A tutti abbiamo chiesto di questa loro esperienza di doppiaggio. Per me è stata la prima esperienza al doppiaggio, a parte le varie integrazioni che sono necessarie per le serie quando c'è qualche problema di presa diretta. Però devo dire è stata un'esperienza molto formativa, perché c'è il teatro, c'è la radio, c'è l'orecchio, c'è tanto orecchio, quindi fare a meno del volto è una privazione importante. Dover dare tutte le emozioni con la voce significa saper usare gli strumenti a nostra disposizione. Io in questo caso coglierei l'occasione anche per ringraziare Massimiliano Manfredi, che è stato un grande direttore di doppiaggio, e Maria Grazia Napolitano e Cristian Borges si sono occupati di tutta la parte tecnica, quindi diciamo che il lavoro che abbiamo fatto noi è supportato da professionisti di altissimo livello che lo rendono poi effettivamente di un lavoro pregiato, ecco. Però devo dire un'esperienza profondamente formativa e emozionante. Cosa hai dato al tuo gatto? A Sox? Diciamo che a Sox io ho cercato di dare un tono molto da bambino, cioè nel senso rientrare in quella dimensione di gioco che è un gioco spensierato, quel gioco che noi facciamo da bambini, quindi ho cercato di dargli tutte le mie emozioni più, non dico infantili perché potrebbe sembrare fuorviante, però diciamo sincere, ecco, originali. Allora, sì, anch'io mi aggrego a questi ringraziamenti perché sono stati veramente un gruppo fantastico di lavoro e insomma tanto è merito loro, quindi grazie ancora. E, allora sì, per me non è stata la prima esperienza, anche perché poi io insomma non quotidianamente, però ritorno in sala con molto piacere da un po' di anni, un po' di tempo. Diciamo che qua c'è stata una bella sfida, anche perché comunque personalmente mi sono preparato un paio di mesi anche
con un vocal coach, nonostante non ci fossero delle grandi difficoltà da un punto di vista tecnico per quello che riguarda proprio il doppiaggio in quanto tale, che già lo conoscevo, ma si trattava in un qualche modo di scurire la voce, di trovare delle corde, delle mie basse personali che potessi regalare a lui come personaggio, visto che comunque lui anche in originale ha questo vocione, già Chris Evans fa una caratterizzazione importante. Quindi da lì è nato anche questo incontro, questo compromesso tra quelle che sono le mie armoniche e poi quelle che sono quelle del personaggio. E non è scontato fare un lavoro di questo tipo, ed è stato veramente un bellissimo percorso, perché ho scoperto tante cose di me, soprattutto dell'utilizzo della mia voce, e sono contento di aver regalato a Buzz questa nuova pasta, questo nuovo timbro che insomma lo rende quel personaggio che avete conosciuto. E la cosa meravigliosa sua è stata potergli regalare sia dei momenti molto comici, ma anche delle situazioni estremamente serie e drammatiche. Penso un po' di parlare a nome di tutti quando dico che questi non sono solo dei film d'animazione, sono proprio dei film, sono dei piccoli gioiellini questi, e non sono neanche tanto piccoli, quindi l'interpretazione è stellare, e bisogna farsi un mazzo tanto per riuscire a rendere delle cose, delle mimiche, sono pieni di microespressioni, quindi sono fatti bene. Quando un lavoro è fatto bene sei tu che devi stare appresso a loro, non il contrario. Anch'io voglio ringraziare tutta la squadra che ci ha guidato, perché mi sono sentita veramente presa per mano, perché come Ludovico anch'io non avevo sempre solo doppiato me stessa, e questo è un processo completamente diverso dove devi entrare veramente in un altro codice e andare a cercare delle risorse altre. E per me il lavoro è stato quello di cercare di dare a Alicia un percorso di invecchiamento, per cui abbiamo cercato di far sì che la voce a un certo punto diventasse più profonda, e nel momento della vecchiaia cercare di non caratterizzarla in maniera troppo artificiale, artificiosa, ma darle comunque quel senso di stanchezza di qualcuno che ha visto tanto e sta lasciando le persone che ama, la nipotina, ma anche il suo amico Buzz, che sa che non rivedrà. E quello che ho cercato di darle è forse un po' di nostalgia e forse anche il fatto che sono una nuova mamma, un po' di tenerezza verso i piccoli, verso il futuro, ecco questo. Per me è stata in effetti la primissima volta, io non mi occupo di queste cose, diciamo che sono studentessa, studio fisica all'Università di Torino e ho da sempre un po' il sogno di diventare astronauta un giorno. Quindi questa è stata un'esperienza totalmente nuova, io sono arrivata in studio, non avevo nessun tipo di aspettativa, anche perché quando una cosa è nuova tu non sai cosa aspettarti, non sai che cosa c'è. E sicuramente ero un po' timorosa, avevo quella sana adrenalina e ansia, però mi sento nuovamente di ringraziare davvero tutto quanto il team, perché anch'io mi sono sentita accolta, poi appunto il fatto che tutti sapessero che io non l'avevo mai fatto, quindi ero proprio novellina, mi hanno letteralmente preso per mano e accompagnato passo per passo, e devo dire che è stata un'esperienza molto molto bella, perché appunto è qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che faccio di solito, e ho avuto la possibilità di conoscere in parte anche questo mondo, che è un mondo davvero bellissimo e di cui mi sento molto molto grata per aver avuto appunto la possibilità di prenderne parte. Probabilità di sopravvivere con una squadra di allievi è del 38.2%. Bassina! Dulcis in fundo, Alberto Malanchino ha anche avuto l'onore di incontrare la voce storica di Buzz, ovvero Massimo Dapporto, e ce lo racconta così. Intanto ci siamo conosciuti, l'ho beccato in sala, e ed è stato meraviglioso, perché in realtà Massimiliano, il direttore, mi aveva detto: guarda Alberti, settimana prossima insomma arriva da Porto, e io ho completamente dimenticato, insomma apro le porte dello studio, me lo trovo lì e divento un bambino, cioè come è successo adesso, anche peggio praticamente, perché lo sento con questa voce incredibile, mi ha aperto dei ricordi dell'infanzia, veramente io sono proprio legato a tutta la storia di Toy Story, soprattutto
soprattutto il primo. E quindi abbiamo parlato un po', lui molto felice anche di questo, di questa nuova voce, infatti mi ha detto: no, sono contento che lo fai tu, basta, sono vecchio ormai, basta, largo i giovani, ha preso andato. E invece ho imparato tantissimo da lui, perché secondo me ha fatto un lavoro eccezionale, ma non devo essere di certo io a dirlo, ma lo conferma la storia proprio, il suo doppiaggio rimane fresco, perfetto, perché ha quel modo di parlare molto concitato, però sta sul pezzo. Questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Ovviamente abbiamo una pasta vocale che è totalmente opposta, anche perché insomma credo che da Porta abbia iniziato a doppiarlo verso i 50-55 anni più o meno, insomma io ne ho 30, quindi c'è anche una differenza non solo di età ma di corde vocali eccetera, però il modo che lui ha mi è servito tanto sullo studio. E poi da lì abbiamo creato anche un Buzz che è in un qualche modo anche originale, si è anche staccato dalla sua forma di giocattolo per diventare Buzz che è umano. Quindi lui è stato un bravissimo maestro, un mentore inconsapevole in questo nella fase di studio, ma nella fase poi di esecuzione c'è stata anche una ricerca di originalità sia da parte mia che poi del team che ci ha aiutato nel doppiaggio. Se vuoi riproduco un suono rilassante. Ho un'ampia scelta. Notte d'estate, paradiso marino, richiamo di balena. No, no, meglio un rumore bianco. Molto bene. Notte Sox. Notte Buzz. 1, 2, 3. Un saluto a voci.fm. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.